Dunque, nuovamente in onda sono le 20:57 qui da Radio Science TV, ai microfoni Massimo Bonella per un altro aggiornamento per quanto riguarda l'attacco degli USA insieme a Gran Bretagna e Francia contro la Siria. Dunque, dal Fatto Quotidiano apprendiamo anche questa notizia. Facciamo un po' una sintesi. Allora, dopo il raid occidentale nella notte contro i depositi di armi chimiche siriani, la Russia ha proposto al Consiglio di sicurezza una risoluzione di condanna, che è stata però bocciata solo 3 voti a favore. L'ambasciatore russo ha attaccato parlando di aggressione, ma è subito arrivata la replica della collega americana Haley, la quale dice: quando il presidente Trump traccia una linea rossa, poi la sostiene. Viviamo anche una ultima news proprio di quest'ultimo, si può dire, momento. Cambiamo argomento, veniamo in Italia, andiamo in Friuli-Venezia Giulia, litiga violentemente con il vicino di casa e lo accoltella al collo, poi dunque lo accoltella al collo e all'addome, causandogli gravi ferite. Poi esce, va a Cividale, in provincia di Udine, per picchiare un parente. Torna e si barrica nella sua abitazione. L'edificio viene circondato dai carabinieri, l'uomo non dà segni di risposta. L'aggressore ha 58 anni, vive a Dolegna del Coglio, in provincia di Gorizia, è noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. L'intervento chirurgico per il vicino di casa, ricordiamo, ha 46 anni, soccorso dal 118, è in prognosi riservata. È tutto per quanto riguarda questo ulteriore aggiornamento di Radio Science TV Informa. Alle 20:59 restituisco la linea alla regia centrale. Adesso la parola a Pineta Oggi Report, il nostro settimanale, condotto sempre dal sottoscritto. Buonasera.